dal BRIC importanti flussi turistici. Quanto è importante questo tipo di flussi per la Toscana? Allora, sono importanti sia da un punto di vista numerico che da un punto di vista qualitativo, perché a differenza anche di altre regioni, i paesi BRIC, in particolar modo Brasile, Russia, India, Cina negli ultimi anni, in particolar modo diciamo Brasile, il Brasile, l'India e la Cina, la Russia era già partita qualche anno fa, fanno registrare delle tendenze di crescita consistenti. Il 2010 e in previsione i dati della prima parte del 2011 mediamente fanno registrare il 50-60% di media di incremento. Questo significa che partendo comunque da valori assoluti bassi, i quattro mercati dell'area BRIC stanno rappresentando sostanzialmente gli unici mercati di forte crescita per il nostro turismo. Gli altri si mantengono costanti, ma la crescita del nostro sistema turistico è garantita dai paesi BRIC. La Toscana, a differenza anche di altre regioni italiane, un po' perché probabilmente è stata una delle prime regioni a lavorare sulla promozione dei paesi dell'area BRIC, un po' perché a differenza delle altre due regioni accomunate dal flusso del BRIC, quindi Veneto e Lazio, ha un'offerta più adatta, più ampia. Il Veneto e l'Asta sono rispettivamente per i paesi dell'area BRIC Venezia e Roma, la Toscana comincia a essere tutta, quindi Firenze, Siena, Pisa ovviamente, ma è tutta l'offerta che fortunatamente per noi è, oltre che attrattiva, molto diversificata, a rappresentare un punto di arrivo importante per questi mercati emergenti. Le caratteristiche principali di questi mercati quindi per noi sono il fatto di essere già mercati che vengono per la seconda volta in Toscana e quindi superano la dinamica del viaggio di gruppo classica, sono spesso singoli, repeaters con medio-alta capacità di spesa che cercano un turismo di motivazione, un turismo di esperienza e che fortunatamente lo trovano nella nostra regione in virtù anche di una serie di offerte sempre più strutturate. Quello che stiamo cercando di fare noi è quello di mettere in rete gli operatori della nostra offerta turistica che lavorano su questi mercati già da un po' di tempo, quelli che hanno le caratteristiche per essere competitivi su questi mercati, metterli nelle condizioni di avere una relazione diretta con gli operatori della domanda di questi mercati che è interessata alla Toscana, che nella sua banalità però è la chiave di volta per essere molto competitivi, perché questi sono mercati grandi, complessi, in cui anche la nicchia di motivazione coinvolge milioni di persone. È un tipo di turismo colto, di massa, cosa si cerca? In fin dei conti il paesaggio tipico toscano, anche l'enogastronomia forse? Sì, ora diciamo che cambia anche da mercato a mercato, quindi il BRIC non è monotematico, monolitico direi. I mercati cinesi ora cominciano a superare, i turisti cinesi ora cominciano a superare la dinamica del viaggio di gruppo che prima faceva Roma, Firenze, Pisa, qualcuno Venezia, e ora ritornano in Toscana da singoli o piccoli gruppi, sono interessati all'arte ovviamente, ma anche all'enogastronomia o agli outlet, hanno una capacità di spesa molto alta, sono tendenzialmente giovani e con delle aspettative alte. I brasiliani anch'essi sono molto web oriented, quindi anche evoluti nel loro modo di viaggiare, anche loro giovani, prevalentemente giovani, con una capacità di spesa medio-alta. Ecco, il brasiliano ha una passione, oltre che per la Toscana in generale, per le terme, per il benessere. Quindi la Toscana, che ha conosciuto il turista brasiliano attraverso la telenovela Passione, che ha avuto un grande successo sulla rete Globo l'anno scorso, che quindi vuole scoprire la nostra regione, spesso accompagna la vacanza artistico-culturale, un soggiorno nelle terme o comunque la cura del wellness o della propria persona. I russi hanno già scoperto da anni la costa, la Versilia, sono ormai di casa, ora cominciano a spostarsi in tutta la regione toscana, anche qui prima erano prevalentemente ricchi, ora sono anche la middle class russa. Ecco, gli indiani sono quelli forse più nuovi, più particolari, anche qui grazie a tutta una serie di rappresentazioni cinematografiche, di un'azione di promozione mirata, anche i turisti indiani cominciano a visitare la nostra regione e non si fermano a Firenze, ma la scoprono tutta.